Capretta uccisa, identificati tutti e 12 i ragazzi! Il cogliona torna a crescere! Giustizia per gli animali! Un libro di Marta! O Marto? Oh me! Avvistati i cuccioli di Amarene! Rischiano di non sopravvivere! L'orso è nato 2 milioni di anni prima dell'essere umano e la sua curiosità e intelligenza l'hanno reso disponibile alla sua... La ricerca ora ha nuovi protagonisti! La pecora! L'esperienza del long covid ha ispirato la nascita di una vera e propria rivista scientifica! Così i malati di mente dettano davvero l'agenda scientifica! Vai a farti ammazzare dal rettile! Una persona a quattro zampe, detta anche lupo, si è appena pappata una ragazzina e si è fatto fuori anche un cane, insomma. Poi una persona, insomma. L'incubo peste suina, pavia e guerra ai cinghiali con l'esercito nei boschi nel mirino migliaia di capi caso! Il commissario straordinario in 36 mesi potremmo esserne fuori. Obiettivo, eradicare gli unici ululati vicino alle città e nei distretti. Suinicoli, ho detto! In campo i militari caso, ma crescono anche i controlli, serve il lavoro di tutti. E allora noi... Corri, corri, maialino, corri, che ti stanno per piedi, maialino! Go, 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 let's get this motherfucker! Where is he? Let me get the fucking maialino, where is he? I'm telling you! Go, niggas! Right! Now my piesto cazzo, cinghiale tutti quanti, facciamoli fuori tutti quanti! E guerra al cinghiale, ma dove sono gli animalisti in questo caso? Non si sa! Presto, presto, un'invasione di cinghiali, caso! Corri, do dedo, corri, accendi il carro armato! Ma lancia un missile a caso, lanciati subito, zombie! Troppi cinghiali, dobbiamo salvare gli NPC, caso sì, lanciati, non ti succede niente! Let's go, yeah! La guerra cinghiale è partita a caso! Vai, altri carri armati! Corri, cinghialo! Dengue caso! Salgo a 8 gli infettati! Sono saliti a 8 i casi! Dobbiamo spruzzarli tutti! Ricerca e anticorpi di questa roba che non si può dire! Screening per la ricerca di anticorpi! Andate pecora, fatevi controllare! Febbre dopo un viaggio e malaria! Ma non è che si è scolato un po' troppo alcol questo e lo chiamano malaria? No, cosa dici, complottista? Blindati in casa gli uccisori della capretta e dell'orsetta! Minaccia e scorta per chi ha ucciso la capretta e l'orsetta! Cinghiali radioattivi in Germania a causa di Chernobyl e... delle altre cazzate, quindi non mangiare carne che non sia quella bella avvelenata del supermercato, altrimenti è radioattiva e contaminata! I figlioletti dell'orsa individuati grazie ai droni, è già pronta la loro mamma adottiva! I figlioletti, non i cuccioli. Torna l'incubo Pinocchi, caso! Ma l'esperto dice che devi usare uno shampoo per il tuo bambino a base di piretro che uccide i pidocchi e anche tuo figlio, ovviamente. Ecco, a seguire l'esperto, tuo bambino avrà rallentamenti allo sviluppo cerebrale, creando problemi di memoria e apprendimento, che poi va a votare e a farsi il succo. E alcuni casi sono anche a causa di disfunzioni ormonali, insomma. Segui sempre l'esperto. Salgono i coglioni! Rischio classe nelle scuole! Continuate a farvi il succo magico, cazzo! Il 70% che fa il test è malato di mente! Ma ci sono anche buone notizie al giornale, per dire c'è un tempio segreto al Sant'Ignazio de Loyola, quello bravo e buono, quel santo. Vedete, c'è in questa chiesetta un plastico
come vediamo qua, è quasi 3 metri di diametro, del Tempio di Cristo Re, costruito in 28 anni di fatiche da un ebanista di Pomigliano d'Arco, Vincenzo Pandolfi, che l'ha donato a Giovanni Paolo II. Ha concluso l'opera dopo 2 anni prima di morire. L'idea è quella di una chiesa universale che contenga e abbracci tutta la pecora del mondo, un nuovo ordine mondiale, nel nome della pace generale. Ut unum sint, one world order. Un'utopia che merita qualche parola di più. Sì. Noi gliel'abbiamo dedicato. Questo è il plastico, per un mondo plastico, per un mondo sotto la scacchiera plastica. E qui sono rappresentate tutte le chiese e tutte le religioni in un'unica chiesa. Arrivederci.